per creare il nostro brand. Il lavoro inizia tutto da un'esplorazione. Vuol dire esplorare, vuol dire mettersi in gioco, analizzare quello che noi abbiamo fatto, andare a controllare, a vedere, a studiare, a capire, con curiosità, con anche essere in grado di essere costruttivi e critici, ma analizzare nel dettaglio quello che noi abbiamo fatto, le nostre scelte, il perché siamo lì, tutto riguardo le nostre esperienze. Oggi noi quando parliamo di esperienze, e lo vedrete dopo nel Career Blueprint, parliamo a 360 gradi di esperienze. Molto spesso mi trovo a lavorare con giovani, con neolaureati, che ovviamente la difficoltà più grossa è appunto, mi sono presentato, ho mandato il mio curriculum, ma mi hanno detto che non avevo esperienza. Ecco, l'esperienza la si deve cercare e creare anche al di fuori. Io ieri appunto quando eravamo in una classe universitaria, dove questo caso ovviamente è fondamentale e si ripropone sempre, quello che spiegavo ai ragazzi, cercate al di fuori le esperienze. Vi racconto questo aneddoto molto velocemente che mi riguarda. Io ho studiato psicologia inizialmente, quando ho terminato ovviamente sono andato a fare il mio tirocinio. Come molto spesso purtroppo capita, molti tirocini ci danno poco. Si finisce a fare delle fotocopie, si finisce ad assistere il professore, tante situazioni. Accanto a questo avevo trovato un modo per allenarmi in quello che avevo imparato. Avevo trovato il modo, conoscete Pachacamac, conoscete appunto il concetto dell'animatore del sorriso. Ecco, io facevo il pagliaccio in ospedale. Quando ho iniziato, in una struttura molto piccola, mi sono trovato ad avere tante, tante possibilità per mettere in pratica i 5 anni di studi precedenti, perché non c'era un'altra persona che aveva le mie competenze. Immaginate, un nuovo arrivato arriva, vuole fare il clown in ospedale, ci sono delle cose da imparare, bisogna imparare a gestire la sofferenza dell'altro, bisogna imparare a entrare in relazione con il bambino, che non è molto semplice. Ecco, quell'esperienza di volontariato che io ho cercato e che tutti i giorni, invito tutti i giorni a fare, mi ha dato, è stata una palestra molto più effettiva di quello che ufficialmente era il tirocinio. E ci sono tantissimi esempi, ed è per questo che io invito le persone a fare, e quando considerate, quando vi preparate a costruire il vostro brand, ci devono essere tutti gli elementi. In passato reclutavo per un'azienda del lusso. Parliamo di persone che erano in negozio, ok? Quindi figure d'ingresso, diciamo. Per me, quelle persone che avevano durante gli anni del liceo o durante gli studi universitari lavorato nella ristorazione, per me era un plus. Non c'è cliente più noioso e più critico di quello che si siede al ristorante, perché quella sera paga, quindi deve avere tutto. Ecco, preferisco una persona, voglio dare un'opportunità a una persona che ha imparato appunto a gestire il cliente, a gestire la lamentela, a farlo contento e metterlo in un negozio del lusso, piuttosto che una persona che ha passato 5 anni all'università non facendo nulla per fare esperienza.